Buongiornissimo amici, oggi nuovissimo prodotto Cecotec, come promesso, sempre un Pumba 2500 Refresh Smart, sempre per i nostri animaletti pelosi. Allora, iniziamo subitissimo e vi faccio capire che cos'è. È un distributore anche questo, come il vecchio video, è solo che anziché croccantini è per l'acqua. Guardate che eleganza. Cioè, veramente, la Cecotec fa dei prodotti veramente bellissimi. Allora, adesso spacchettiamo e vi faccio anche vedere. Ma nel frattempo vi leggo le caratteristiche. Abbiamo un grande serbatoio d'acqua con una grande capacità. Sistema di circolazione dell'aria, quindi circola sempre l'aria in modo che l'acqua non ristagna. Controllo totale con il wifi. Oh, guardate che carino. Troppo pucciosa, troppo bello, non vedo l'ora di andarlo a provare, ve lo giuro. E poi abbiamo una pompa d'acqua molto silenziosa, abbiamo anche un avviso di riempimento del serbatoio, quindi quando è vuota ve lo segna, e un promemoria per quando sostituire e pulire il nostro distributore d'acqua. Spacchettiamo subitissimo senza perdere troppo tempo. Di solito spacchetto prima e poi vi faccio vedere, invece oggi spacchettiamo pure in diretta. Come sempre, libretto delle istruzioni in tutte le lingue. I prodotti Cecotec sono anche molto 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 intuitivi. Io non leggo mai, se proprio zero, il libretto delle istruzioni. Quindi wow. Poi io che a caso ho tutto nero, bianco e grigio, ci sta da Dio. Guardate qua. Dopo andiamo a connetterlo pure con l'app, come abbiamo fatto con il distributore di croccantini. Vedete qua, si smonta. Qua c'è il filtro perché si sente pesante. Vedete? Si gira e si rimette così, uno di qua e uno di qua. Semplice e intuitivo. Abbiamo anche il filo per caricarlo, per alimentarlo. Qui abbiamo la pompa, che ovviamente va fissata con le gommine qua. Vedete? E qua abbiamo questo qui, che è dove noi andiamo ad alimentare. Quindi così. Meglio ancora, per proteggerlo hanno fatto questa genialata che si mette dentro la gommina così, e questo si va a mettere così in modo che non si bagna. Niente, non ci resta che pulirlo un po', perché ovviamente ci sono sempre i residui di fabbrica. Puliamo con un panno umido, riempiamo di acqua, qua è il massimo, e poi lo vediamo in azione e vi faccio vedere anche come scaricare l'app. Come potete vedere, appena ho inserito la presa, lui ha iniziato a funzionare. Però vediamo un po' adesso. Allora, inserisco questa parte. Come vedete, l'acqua va qui nel filtro, vedete? E si depura. Ma che bello, sembra le fontane quelle che si trovavano alla villa comunale. Guardate, l'acqua esce da qua e va qua. Adesso vi faccio vedere meglio. Dopodiché qui c'è una fessura e l'acqua ritorna dentro e si pulisce tramite il filtro. Quindi qua c'è l'acqua, anche che se il vostro animaletto sbava, diciamo così, l'acqua viene pulita. Bellissima. Adesso però vediamo l'app. Allora, per scaricare l'app vi lascio nell'info box il link dello scorso video, dove vi faccio vedere come scaricare, installare e come loggarvi e tutto con l'app, così evitiamo di essere ripetitivi. E nel frattempo vi faccio vedere come connettere invece questo. Quindi abbiamo visto che premendo dall'applicazione il bottone per accendere e spegnere, comunque qui,
lui si andrà a spegnere o accendere, capitan ovvio, però la cosa bella è che quando finisce l'acqua o comunque non c'è più acqua, lui lo segna tramite l'app oppure emettendo un beep. E voi capite che appunto il vostro animale è rimasto senza acqua e dovete andare a riempire il dispositivo. Fatemi sapere cosa ve ne pare, adesso facciamolo provare a Kiki e vediamo lei cosa ne pensa. Tutta questa tecnologia ai miei tempi e al tempo del mio primo cane non c'era. Viva la tecnologia! Lasciate un pollicino in su se il video vi è piaciuto, un bacione, al prossimo video e ricordati che nell'info box troverai il link per vedere questi prodotti Cecotec nello shop della Cecotec tramite il mio link. Ti ringrazio se acquisterai questi prodotti Cecotec tramite il mio link, per me sarà veramente un supporto grandissimo. Un abbraccio, un bacione e al prossimo video. Dopo aver scaricato l'app, come vi ho fatto vedere nel video scorso, andiamo a schiacciare la più e aggiungi il dispositivo. Attiviamo il Bluetooth, perché sennò non funziona, e facciamo aggiungi. Ricerca dispositivo in corso, connetti ora al Wi-Fi. Ovviamente accendiamolo anche il Wi-Fi e inseriamo i nostri dati. Come vedete l'ha trovato e apriamo il prodotto. Semplice, facile e veloce. Qui abbiamo le opzioni normale e notte. Sfogliando verso destra abbiamo il ciclo del filtro che ci dirà appunto quando andare a cambiare il filtro o a pulire il nostro dispositivo. Facile e intuitivo. Vi volevo dire che l'acqua non smette di uscire. Perché? Perché resterà accesa per mezz'ora per purificare tutta l'acqua al suo interno. Questa operazione la ripeterà ogni 4 ore. Quindi ogni 4 ore si accenderà mezz'ora, pulisce l'acqua e poi resterà spenta per altre 3 ore e mezzo. Per esempio, premere 10 secondi il bottone quando la luce sarà bianca fissa vuol dire che è tutto ok, quando la luce sarà rossa vuol dire che non c'è acqua, quando la luce sarà blu significa che va cambiato il filtro, che viene cambiato normalmente ogni 30 giorni e ogni 10 giorni si deve fare la pulizia, quindi significa che tu lo levi, lo pulisci, lo lavi e lo rimetti, perché tanto l'acqua se la pulisce lui da sola. Però mi raccomando, controllate sempre se c'è acqua, perché ovviamente i nostri animaletti, adesso che arriva la bella stagione, berranno di più. Un bacio e a presto. Guarda che c'è una sorpresa per Kiki. Che cos'è, Kiki? Che cos'è? Che cos'è? L'acqua! L'acqua! Che cos'è? Vai a vedere. Yummy! L'acquetta, amore. Ma che bei dentini che hai. Ma che bei dentini che hai. Che c'è? E poi? Dimmi. Cosa guardi quello? Guarda chi è. L'acqua.